Ma ciao e grazie a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Bar Stadio qui Bar Knights al Paraborsani. Ho due ospiti molto importanti. Allora, vado subito nel presentare quello che ormai è il padrone di casa, Marco Tagliana. Ciao Marco. Ciao a tutti, benvenuti stasera, puntata super scoppiettante col presidentissimo, siamo felicissimi di averlo, anche perché, ripeto, questo deve diventare un punto fondamentale dello sport di Legnano e quindi benvenga la presenza sua, che lo chiameremo parecchie volte, perché Legnano Calcio è il top nello sport a Legnano e perché, ripeto, deve essere, diventare una trasmissione che diventi cult a Legnano. Infatti l'ha già annunciato Marco Giovanni Monafò, presidente Legnano Calcio. Ciao Gio. Ciao a tutti, ringrazio dell'invito, come sempre è un piacere perché oltre ad essere una bellissima trasmissione è fatta anche da persone che stimo molto e ringrazio anche Marco per l'ospitalità. Oggi vedo per la prima volta questa stupenda location e do chiaramente subito disponibilità e concordo con lui che dovrà essere un punto di riferimento per tutto lo sport legnanese. Noi come Legnano ci saremo, insomma. Siamo ritornati e il primo argomento di questa nuova puntata sono le nuove magliette del Legnano Calcio, Errea Press. Io do a te il microfono, spieghi tutto quello Sì, che vuoi perché sono volentieri. Sì, veramente belle, veramente, e molto funzionali anche. nasce appunto questa collaborazione con Errea. Devo dire che le magliette sono molto belle, sono arrivate proprio nel periodo più bello, un periodo natalizio dove invito tutti i tifosi del Legnano a donare o a regalare appunto ai propri cari la maglietta della propria squadra cittadina. È importante, magari nell'armadio abbiamo quella del Milan, quella dell'Inter, quella della Juve e quella della nostra città non ce l'abbiamo, quindi invito tutti a comprarla. È un progetto molto bello che abbiamo fatto con Errea, per tramite appunto il nostro direttore sportivo che aveva dei contatti importanti. È stata realizzata, fra le altre cose, un materiale unico, appena sperimentato, che è antivirale, antibatterico, di ultima generazione. La grafica è stata un po' discussa da tutti noi in consiglio, abbiamo voluto aggiungere Alberto da Giussano. Preciso, non è un discorso assolutamente politico, perché qualcuno dice è riconducibile. Mi fermo, nel senso che l'Alberto da Giussano è l'emblema della città di Legnano e quindi l'abbiamo voluto rappresentare sulle vostre magliette, l'abbiamo voluto rappresentare e però abbiamo voluto creare lo stile maglia old style che usavamo negli anni 70 quando Legnano era in altri panorami calcistici. A mio avviso è secondo me, ma anche i pareri un po' che stiamo sentendo, la più bella maglietta che Legnano Calcio abbia mai avuto e siamo felici di averla fatta nell'anno in cui io sono presidente. Allora, facciamo una cosa. Mandiamo il video di questa nuova maglietta. Volentieri. 3, 2, 1, vai regia. Ritornati qui dopo questo bellissimo video, questa bellissima intro delle nuove divise della C Legnano Presse. A parte che è un campionato molto complicato per tutti, squilibrato, tantissime partite rinviate. Cerchiamo però di parlare di calcio a livello tecnico. Questo Legnano ti sta piacendo? Sembra in netta ripresa comunque. Sì, come dicevi tu, non è neanche semplice giudicare una squadra che ha fatto 7 partite, 8 partite, quando ne avrebbe già dovuto disputare 20.
quindi è molto complicato. Io però parto da un presupposto che anche con lo stesso Bra, che è un po' la rivelazione di quest'anno, ma non solo del nostro girone, di tutto il campionato di Serie D, perché è la miglior difesa di tutta Italia ed è forse una delle poche che ha raggiunto un tot di score così importante. Non abbiamo sfigurato, è stata decisa da episodi, loro un po' più organizzati sotto alcuni punti di vista, probabilmente anche perché non ci scordiamo che è un gruppo un po' nuovo, questo del Legnano, e quindi più partite si giocano, perché l'amalgama la fai solo ed esclusivamente durante la partita, no? Non si compra al supermercato. Non si compra, Marco lo sai, perché è un po' tutti gli sport è così, no? Esatto. E quindi io direi che siamo fiduciosi, chiaramente adesso ci sarà un mercato di riparazione, sentirò il mister e il direttore sportivo per capire, abbiamo già fatto, non ci scordiamo, perché abbiamo preso un difensore centrale che è Giannola, che ha diverse presenze in Serie C, abbiamo preso un portiere importante, abbiamo preso un under dal Novara che si chiama Beretta, che insomma è un under di notevole qualità, quindi già ci stiamo muovendo. È chiaro che in un periodo così difficile... Prego, prego. Allora, ti posso fare una domanda? Sì. Questo nuovo portiere, Lorenzo Ferrari, come lo valuti? Ti piace e perché avete voluto puntare proprio su questo ruolo? Sicuramente i tifosi si staranno anche un po' domandando, a parte che ha giocato, se non sbaglio, sì, però si staranno anche un po' domandando questo nuovo acquisto, a cosa comunque servirà, insomma. Se lo conosci, se ti piace. Ma francamente ribadisco quello che dico sempre, io della squadra, dell'aspetto tecnico non me ne occupo mai. Se mi dici come lo valuto nella prestazione di D'Artona, lo valuto positivamente, quindi siamo contenti del nuovo innesto, ma giudicare l'operato di un giocatore dopo una partita è prematuro. Io capisco i tifosi che chiedono il centrocampista, la punta. Quest'anno è un anno complicato, no? Adesso poi magari ne parleremo anche, però le società stanno vivendo un momento particolare, ci vuole parsimonia, non bisogna fare quello che non si può fare, e quindi con le nostre capacità e con la nostra metodologia che ci contraddistingue, avevo detto ai tifosi che saremmo andati in Serie D e siamo andati in Serie D. L'anno scorso non ci scordiamo che abbiamo sfiorato la Lega Pro, perché se vinciamo a sesto oggi siamo in Lega Pro, quindi... bisogna avere la giusta tranquillità e valutare tutto in maniera ponderata. Ok, siamo giunti circa a metà della trasmissione con Giovanni Munafò, Marco Tagliano, Bar Stadio e Bar Knights, ragazzi, esclusiva Sport Legnano, mi raccomando, appena si potrà vi aspettiamo tutti qui a mangiare, a bere, a fare aperitivi. Press, bellissima la foto contro il D'Artona, il post partita contro il D'Artona da parte dei ragazzi, una vittoria pesantissima per il morale, per la classifica. Perché Legnano è squadra, perché Legnano è un gruppo, quanto sei felice, quanto sei soddisfatto dei tuoi ragazzi e del lavoro che sta facendo Brando in una stagione complicata? Ma sicuramente il gruppo è un gruppo di ragazzi determinati, di ragazzi volenterosi e di atleti e, se mi consentite, di professionisti, perché ognuno nel suo cammino, ma ha vissuto ambienti importanti ed è non a caso sono pervenuti poi nella nostra società. Il gruppo è fondamentale, cioè i valori poi emergono con l'unità, con lo stimarsi reciprocamente, però poi ci vogliono anche i valori tecnici. Cioè, sul discorso tecnico, ripeto, è un po' prematuro perché abbiamo disputato poche gare, ma sono molto soddisfatto sotto il punto di vista professionale dei ragazzi, del mister, dello staff e di tutti, perché ogni giorno danno il 110% per questa maglietta. Che c'è Marco Tagliana che vuole un po' intervenire e lo facciamo intervenire, perché primo ci ospita lui, secondo comunque giusto, e comunque ha sempre delle domande molto interessanti. Abbiamo visto anche l'altra volta con Cesare Turri, mister dell'Accademia Legnano Calcio 5, argomenti importanti, interessanti. Marco, a te il microfono, a te la parola. Grazie. Io volevo fare una considerazione, diciamo una riflessione, e poi una domanda a Giovanni di carattere politico-sportivo, così io faccio più o meno la parte tecnica. La parte di considerazione è che penso che tu e tutto il tuo gruppo state facendo un ottimo lavoro. Secondo me non dovete farvi neanche prendere tanto dalla necessità di andare in rush, come dicono gli americani, per poter vincere.
in questi campionati serve un periodo, o si vince subito perché capita l'occasione, o serve comunque un periodo di apprendimento, di crescita, di consolidare un gruppo e andare avanti, l'ho vissuto anch'io. A volte, quindi, l'importante è stare sempre lì, poi arriva il momento giusto in cui trovi per vincere. Volevo fare dire anche ai tifosi, leggo, mi piace vedere le partite, leggo i commenti, mi sembrano un po' troppo isterici a volte i commenti, inteso come isterismo, cioè si vince, va benissimo, si perde una partita, è un disastro. Ripeto, fanno una fatica incredibile, giocano un campionato difficile, non si allenano, se si allenano c'è il Covid, giocano una volta ogni mese e mezzo. È molto difficile fare sport in questo modo e i risultati tante volte sono figli di queste situazioni. Le partite sono falsate sia nel calcio e anche nel basket, dove giocano, io vedo la 2 che seguo molto, vedi dei risultati stranissimi, perché chi non gioca, anche se è più forte, va in netta difficoltà. Penso anche una cosa, che il Legnano sia molto penalizzato dall'assenza del pubblico, perché con tutto il rispetto parlando, in certi campi giocare con 50-100 spettatori o zero cambia poco. Avere a Legnano 500 persone, tra cui la curva, che c'era solo a Legnano a questo livello, è una bella differenza. Per cui permettetemi di dire, faccio i complimenti per le maglie, ne ho ordinate 3, compratele, perché sono veramente belle da tenere anche come ricordo. E quindi vi invito a far quello. La domanda invece è questa. So che ti stai battendo a livello politico-sportivo per cercare di cambiare qualcosa, che vuol dire anche che comporta a volte anche a delle controindicazioni. Questa è una cosa importante. Quali sono, vorrei sapere da te, che lo dicessi al pubblico, perché in questo momento qui stai un po' all'opposizione o comunque speri in un cambiamento di quello che è la governance della vostra Lega e probabilmente della federazione, perché poi la Lega Nazionale Dilettanti è un'emanazione della Federcalcio. Ecco, vorrei che spiegassi, esplicitassi questa tua posizione e perché pensi che sia giusto in questo momento fare dei cambiamenti. Allora Marco, intanto ti ringrazio e concordo con le tue affermazioni di prima. È un calcio giocato poco e quindi di conseguenza diventa tutto più difficile. Ci sono diverse considerazioni da fare, non solo tecniche. Sul fatto dei tifosi concordo con te e ti dico la verità, invito anche i tifosi ad avere un po' più di pazienza e di essere anche a volte un po' più equilibrati, soprattutto qualcuno, perché non è che quando si vince siamo bravi e quando perdiamo. Il calcio è questo, è sport, si vince e si perde. L'importante è che i miei ragazzi diano sempre il massimo. Per quanto riguarda la governance è molto semplice. Purtroppo in Italia si utilizza il criterio di rieleggere il presidente a qualsiasi livello. Può stare in carica anche più di 5 anni, 6 anni, 10 anni. Questo è già sbagliato a priori, perché come in tutte le cose c'è un inizio e una fine. Bisogna avere l'umiltà, la giusta considerazione intellettiva di capire quando uno non ha più le energie da poter dare un contributo valido e quando invece ne è ancora. Poi al di là delle tempistiche, uno può anche stare 10 anni ma lavorare sempre bene, però logicamente io penso che in tutte le cose dopo, soprattutto a livello di associazionismo e di federazioni, quindi in questo caso, dopo 3-4 anni bisogna dare un cambio, perché comunque cambiano i modi, cambiano i tempi, cambiano le tecnologie, ci si deve adeguare a diverse situazioni e non si ha più gli giusti stimoli. La mia non è una lotta per cambiare quello che attualmente è la governance della Serie D, assolutamente, ma per ottenere che cosa? Dei contributi importanti, un po' più di visibilità in Serie D, perché non capisco perché la Serie D, la Lega Pro prende dei diritti per televisivi, la Serie D no. Quando invece abbiamo dimostrato che una partita di Serie D ha gli stessi spettatori di una partita di Lega Pro. Quindi se non riusciamo a capire che le società o acquisiscono i diritti oppure ci danno la possibilità a noi di gestire dirette streaming, ma di far veicolare i nostri sponsor all'interno delle dirette, quindi quello potrebbe essere a oggi l'unica fonte di richiamo verso gli sponsor, oppure un calcio che è monco. Faccio l'esempio dei giovani, abbiamo un obbligo di far giocare i giovani. Questi giovani noi li prendiamo dalle società professionistiche, a volte paghiamo i prestiti, li valorizziamo e poi dopo ciao. Allora invece in Lega Pro hanno il minutaggio che la FIGC riconosce, dei quattrini, dei premi ma anche molto importanti
alle società. Quindi ci vuole pari dignità nel rispetto dei ruoli. Noi facciamo i presidenti, ma i veri azionisti del calcio di Serie D siamo noi presidenti, perché è grazie a noi che the show must go on. Se ci stanchiamo tutti, va a finire che il calcio di Serie D scompare. E quindi io non sono per un cambio, ma sono per cercare le giuste soluzioni per dare visibilità a un campionato che comunque è nazionale, che comunque siamo dilettanti, fra virgolette, perché non nascondiamoci dietro un dito, ci sono persone che vivono di questo, quindi, e quindi è giusto che ci sia una giusta attenzione, e stiamo cercando di ottenerla. Comprendo perfettamente quello che dice Giovanni, al di là del fatto che oggi esistono delle regole già approvate sui mandati dei presidenti federali o delle comunque che sono tre mandati, che però rappresentano 12 anni, per cui 12 anni è un lustro, cioè è tantissimo tempo, e quindi questa cosa ha ragione lui. Serve, prima era ancora più lungo i tempi, sì, sì. Effettivamente le regole sono sempre regole un po' antiquate, sono d'accordo con lui, io vedendo il campionato di D, onestamente non condivido la presenza dei giovani, è una roba che non ha nessun senso, come al nostro livello della C-God, cioè non porta nulla, perché tanto sono ragazzi che non andranno mai in Serie A, cioè quindi gli dai quella notorietà, quel potere contrattuale che ti obbliga a dargli anche più soldi di quelli che contano, creano delle scompensi, perché vedi delle partite di calcio, dicevo prima, il portiere under normalmente all'80% è un disastro, non è adeguato quantomeno la cosa, e quindi ha ragione lui, meglio il discorso ad esempio della Lega Pro premiante sui minuti, però la Lega Pro ha più senso, perché puoi pensare che un ragazzo che va a 19 anni Lega Pro possa fare poi un percorso diverso. Ringrazio Giovanni per le risposte e direi che poi ripasso la parola al nostro Nicolò per la parte finale, per i saluti e gli auguri. Prima dei saluti, il press voleva comunque avvisare, anche se avete già fatto uscire vari articoli e vari link, per la partita di quest'oggi, che vedrete tra poco, quindi press. Sì, invito tutti quantomeno a essersi vicini in maniera virtuale, ma quantomeno per poter vedere e sostenere virtualmente la nostra squadra. Il link sui nostri canali social, a Cilegnano, e verrà fatta... Vedere la partita, speriamo meglio dell'altra volta, anzi garantisco meglio dell'altra volta. Perfetto. Intanto, scusate ancora, siamo proprio nell'ultimissima parte di questa puntata, diciamo anche gli auguri di Natale, diamo i nostri auguri di Natale ai nostri videospettatori. Press, vuoi... Sì, aggiungo anche a tutti i nostri tifosi, a tutte le loro famiglie, auguri, sperando che sia poi un anno migliore, ma ci vuole poco rispetto a quello che abbiamo appena trascorso. Quindi auguri al popolo Lilla. Presidente Marco? Io mi associo agli auguri che ha fatto Giovanni, chiaramente estendo al popolo biancorosso che rappresento, ma direi che in questo caso più istituzionalmente, visto che questa trasmissione è lo sport legnanese, direi di fare gli auguri a tutto lo sport legnanese, a tutti i praticanti, a tutti coloro che da volontari partecipano, agli staff, a tutti quanti, ai presidenti. Inizieremo a portarli qui in questa trasmissione per dare visibilità a tutti quanti. Per cui l'augurio va veramente a tutti, l'augurio anche all'amministrazione che possa intraprendere a breve un rapporto, speriamo di avere anche l'assessore Bragato da qui a breve in questa trasmissione, e poi veramente speriamo di tornare sui campi, sia chi deve giocare ma chi anche deve andare in tribuna o a vedere le partite, perché così diventa veramente dura e difficile. Io mi accodo a quello che dicono i due presidenti e faccio anch'io i miei auguri a tutti i nostri videospettatori che ci hanno sempre seguito, a tutti i tifosi Lilla, e andiamo con i saluti, questi benedetti saluti che comunque piacciono tanto e sono sempre doverosi e giusti. Da Niccolo Crespi, Giovanni Munafò, Marco Tajana. Ciao e grazie. Ciao a tutti, ciao.